Penso sia fondamentale avere sempre presente un aspetto locale e un aspetto globale, perché ormai nel nostro mondo siamo sempre inseriti all'interno di dinamiche globali. E se parliamo di un mondo inclusivo, giusto, e se ne parla molto, oggi diventa una necessità perché le disuguaglianze hanno raggiunto dei livelli ormai inaccettabili, dobbiamo agire anche sia localmente che globalmente, quindi portare avanti azioni di empowerment sui territori in cui siamo, ma anche azioni di empowerment nei territori più lontani, dove le donne sono un passo, due passi, tre passi più indietro di quanto siamo noi oggi.